Siamo alla seconda tappa per Finisterre e ho appena finito di scollinare, sto scendendo, sto vedendo un lago e mi appunto qualcosa in un occhio, tipo una vespa. Che dolore come brucia, ragazzi. Bastarda, ci mancava anche questa. Azzo che male. È arrivata a tuono, vedi, non portare l'occhiale. Arca miseria, che male, maledetta. E non è finita, non è finita. Adesso iniziano anche queste cose. Tutto, guarda, sto soffrendo in tutti i modi. In tutti i modi, adesso anche l'occhio. Che male, ragazzi, che male, che male, che male, che male. Vabbè, forse non ha fatto in tempo a inserire il pungiglione, però brucia di brutto. Che male, ragazzi. Che male. Non lo so se si riesce a vedere, però porca miseria, che male. Che male, ragazzi, che male. Ai 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 ai, maledetta. Ma appunto qualcosa, maledetta. Vabbè, non è finita, dobbiamo soffrire fino in fondo, pure in pugni negli occhi, capito? Darei degli insetti. Ma non c'è problema. Avanti, andiamo avanti. Signore e signori, ecco dove ho passato la notte nella seconda tappa per Finisterre. Dura, qua è dura, dura, dura perché c'è un clima molto particolare, molto rigido, freddo. Guardate qua che roba. Bello comunque, questa è una vecchia stalla adibita diciamo ad alberghetto. Questo è il paesello, questo è un vecchio granaio sollevato e come potete vedere questo è il paesello, quattro case di sasso adibite ad albergo con le finestre azzurre, ma solo l'albergo ha le finestre azzurre, per farlo identificare. L'unico bar del paesello chiuso, ovviamente, e niente, fa un freddo della Madonna. E ora nel deserto, perché i pellegrini vanno, partono tutti alle 5 del mattino, ma dove devono andare? Tutti di fretta, tutti di corsa. Sono da solo, in mezzo al nulla, in un paese chiuso, senza nessuno. E niente, me ne vado. Comunque l'albergo ha le finestre azzurre, le porte azzurre. Ma che freddo che fa! Ma che freddo che fa! Ritorniamo alla maison. Mettiamo via tutto e partiamo. Signori, siamo qua attaccati alla pala eolica, praticamente. Cioè, per l'ennesima volta sono dove ci sono le pale eoliche. Questa è la Galizia, arrivo da quella nebbia, arrivo da lì. Ce la faccio più, sono distrutto. Distrutto. Qua c'è una curva a sinistra. Ci siamo. Che mazzata. Ecco che siamo arrivati finalmente quasi alla fine. Mancano ancora 15 km. Questa è la solita freccia, la conchiglia, e siamo arrivati a sta croce, che era un simbolo di passaggio. Non lo so, bisognerà vedere qui che cos'è. Andremo a leggere.
Comunque guarda, sono, anche se c'è l'asfalto, come potete vedere, sono in mezzo al nulla, non passa nessuno, non c'è nessuno. Silenzio, eh? Un silenzio che poi, vabbè, non è un silenzio. Senti la natura che parla. Signore e signori, ecco qua l'oceano. Lo L'abbiamo beccato, sappiamo, ragazzi. Siamo arrivati avevo rifatto. all'oceano. Siamo arrivati Quando ero troppo all'oceano. piccolo non mi ricordavo E più. Finisterre è là. Non lo volevo rifare, Ormai ci sono, ormai è aspetta. fatta. Mi manca sta discesa, alla fine di questa discesa vado a mangiare Mi perché ho sembra una di sveglia fame della solo Madonna. di Ah E no. dopodiché Finisterre. Con la mamma ci divertiamo col Finisterre golf, questo lo e diceva vediamo un po' mamma. Ma lei si poi sveglia fino com'è alle 5? la situazione a Ci Finisterre. sveglia, Sicuramente comincia a punto a giocare, dormire punta in con la tenda pistola. su quella punta. Mentre brucerò qualcosa del viaggio. Usanza tipica di questo pellegrinaggio. E niente, questo è il panorama della Galizia, direzione Finisterre. Ho visto paleoliche tutto il viaggio, sono state anche loro mie compagne di viaggio, le paleoliche. Ovviamente il vento sempre contro, perché io ero direzione opposta della pala eolica e quindi era normale, no? Adesso voglio vedere a tornare indietro se c'ho tutto il vento a favore. Dovrei essere un razzo praticamente. Vabbè, andiamo, va che ho fame. Signori, la poderosa pellegrina appoggiata sul cartello, perché questi sono i nostri cartelli, eh? I nostri cartelli sono questi qua, come potete vedere, anche qua c'è la conchiglia, cosa che c'è scritto? Alto do Cruzeiro d'Armada, è l'ultimo monte, o oh no? Se non è l'ultimo, è il penultimo, o il terzultimo, insomma l'oceano è lì, bello, eh sì, questa proprio dà l'idea che siamo sull'oceano Atlantico, siamo arrivati ormai, eh? Là si mangia, chiedo un po' di comida, Un bagno. un bagno, un po' di todo, bello. Ci siamo, ci siamo, ci siamo.